Bene, io mi soffermerei molto su questo concetto appunto della fragilità. Fragilità come facilità a rompersi, diminuita resistenza a traumi e ad urti. Nella tecnologia dei materiali da costruzione, sono quei materiali che sopportano un carico di elasticità che è molto prossimo alla rottura, hanno quindi una bassa resilienza. E anche su resilienza vorrei porre un attimo l'accento, perché poi ci torneremo su questo concetto che è appunto la resistenza alla rottura, no? La capacità di affrontare e superare gli urti e le avversità. Fragilità nei genitori. Devo dire, Anna ha spiegato bene questa fragilità della genitorialità, ma io vorrei andare un po' più nel profondo e capire che sono i primi ad essere fragili, perché questo contesto sociale di sicuro non li aiuta, no? Vivono una fortissima pressione i genitori da parte dei modelli di consumo e di successo che finiscono poi per condizionare la visione del percorso di crescita opportuno per i figli. I genitori sono i primi ad essere schiacciati dal demone della prestazione, che è il demone un po' dei nostri tempi, no? Perché? Perché come possono fare a non fare questo mestiere quasi come se fossero dei professionisti, no? Devono studiano spesso, si informano, come diceva Anna, hanno spesso un figlio unico, avuto tardi, desiderato a lungo, e sono pienamente consapevoli di tutte le possibilità innate che hanno i bambini, quindi bisogna sforzarsi in qualche maniera di aiutare a far venire fuori tutte le loro potenzialità. Questo si fa garantendo studi appropriati, gli insegnanti migliori, tante attività collaterali e svariate opportunità. Quindi i genitori sono i primi ad essere nell'occhio del ciclone, e questo lo dimostra il fatto che nell'ultimo decennio soprattutto è stato tutto un pullulare di definizioni della genitorialità, tutto un metterli sotto i riflettori per dire: ah, sono fatti così, fanno colà. A partire dalla nostra italica mamma chioccia, che è un po' più antica, però che è quella madre estremamente accudente e protettiva, però si è parlato tanto anche della mamma tigre, cioè quella mamma che promuove i valori come l'abnegazione, la necessità di puntare sempre all'obiettivo più alto, cosa che può avvenire, la priorità rimangono sempre l'inflessibile impegno, magari nello studio di uno strumento musicale oppure a scuola. Ma ci sono anche i genitori coach che rischiano di diventare gli allenatori dei propri figli, che li tempestano gli insegnanti di richieste e di proteste, che scrivono i figli a corsi e attività extrascolastiche, moltiplicando però così anche le ansie da prestazione dei propri figli. Poi ci sono, questo è più tipico, cioè un nome che è nato soprattutto nella cultura scandinava, i genitori curling, sono quelli che spazzano via davanti alla strada del figlio tutte le difficoltà. Genitori elicottero invece sono più helicopter parents, sono più del mondo dell'area anglofona, e sono appunto quei genitori che sorvolano sui figli, che cercano di aiutarli di fronte a superare tutti gli ostacoli che incontrano, soprattutto in ambito scolastico, e che fanno da scudo ai propri figli per evitare che affrontino le esperienze dolorose. In ogni caso, tutte queste cose che un po' così in maniera ironica vi ho mostrato, però simboleggiano insomma un modello di overparenting, dove i genitori sono sempre presenti, a volte addirittura schiaccianti, e questo, il rischio qual è? È quello che tutta questa attenzione, tutto questo proiettare aspettative, attese, può generare nei ragazzi ansia, timore di sbagliare, ma anche la convinzione, più o meno consapevole, di non essere in grado di poterlo fare da soli, perché anche esperienze come il dolore o la frustrazione, che sono molto importanti nella crescita, come lo sono stati nella nostra crescita, e tanto più forse nei ragazzi di oggi dovrebbe essere importante, perché vanno incontro a un futuro di crisi, vengono evitate il più possibile, no? Si cerca proprio di proteggerli da questo tipo di esperienze, laddove invece sono molto importanti. Comunque è vero, questo è il modello dominante, ma non dobbiamo dimenticarci, e allo sportello, che è un modo per avere proprio le mani nella realtà vera, al di là delle teorie di riferimento, arrivano anche altro tipo di genitori, quelli antichi che io ho voluto chiamare stasera i genitori di Pollicino, ne ha parlato anche la collega Gerli stamattina, quei genitori che
a causa di problemi momentanei oppure cronici del loro sistema familiare, non sono in grado di attingere alle proprie risorse per prendersi cura del figlio e quindi preferiscono lasciarlo nel bosco con la speranza profonda che qualcuno possa adeguatamente e miracolosamente occuparsi di loro, oppure che il figlio ce la faccia da solo. Poi, ahimè, abbiamo incontrato anche genitori orchi o streghe, no? Che sono quei casi che in cui si presentano violenza domestica, abusi familiari, che sono anche questi arrivati allo sportello. Come abbiamo detto più volte questa mattina, la fragilità invece vissuta, ci viene da dire di riflesso rispetto a questa fragilità culturale e del mondo degli adulti, invece sui ragazzi viene vissuta molto spesso a livello corporeo. Mi è venuto da pensare che forse il corpo è diventato l'unico territorio in cui possono esercitare la loro patria potestà a un certo punto. E quindi che cosa arrivano? Ne hanno già parlato le colleghe, arrivano i comportamenti a rischio, che vanno da una semplice cattiva condotta a scuola, all'abuso di alcol, alla guida pericolosa, alla sessualità compulsiva e non protetta, che sono sintomatici di una mancanza di autoregolazione, dove probabilmente è venuta a mancare la figura contenitiva genitoriale. Oppure ci sono i problemi legati all'autolesionismo e alle pratiche invasive sul corpo. Anche qui possono andare dal semplice piastrarsi in maniera ossessiva i capelli, cosa che sembra leggera ma è veramente molto diffusa tra le ragazze, sino a piercing o tatuaggi fatti in una maniera non attenta, non protetta, fino all'assunzione imprudente di farmaci o ormoni come la pillola del giorno dopo o ansiolitici, fino al cutting e disturbi alimentari, che sono sintomatici di una dimensione di vuoto del ragazzo spesso. E infine arriviamo a quello su cui io ed Anna in questo intervento abbiamo posto un po' l'attenzione, questi problemi di ansia che sembrano veramente dilagare nel mondo adolescenziale. L'ansia che poi viene vissuta con tutte le sue sintomatologie fisiche, no? che vanno dai problemi gastrointestinali, alla tachicardia, all'insonnia, alle eruzioni cutanee. Infatti anni fa abbiamo somministrato un questionario nelle scuole, addirittura a 3.300 ragazzi circa, dagli 11 ai 19 anni, il SAFA, che fondamentalmente è una scala sono scale di autosomministrazione per fanciulli e adolescenti che volevano misurare il livello di ansia e di fobia presenti nei ragazzi. Allora, come primo dato è emerso che le ragazze presentano punteggi medi significativamente più alti rispetto ai loro coetanei maschi, soprattutto nelle scale di ansia sociale e ansia di separazione. Questo forse indicare che il femminile è più legato, sono tutte aree legate più alla relazione, no? In generale, però, il dato su cui volevamo discutere anche stasera è la preoccupazione per la scuola, che è talmente diffusa da investire quasi più della metà degli studenti e addirittura per uno su cinque sembra essere così elevata da impedirgli di frequentare regolarmente le lezioni e spesso hanno dei malori. I professori sempre più spesso si trovano davanti a ragazzi che lamentano crisi d'ansia, devono uscire dalla classe, non ce la fanno. E a questo proposito voglio riportarvi una frase che un ragazzo una volta mi ha detto in un colloquio. Mi fa: ma quella stupida di Teti non poteva metterlo tutto Achille nelle acque dell'immortalità? Non poteva immergere prima un piede e poi magari pure l'altro? Perché l'ha dovuto lasciare vulnerabile? E mi fa molto pensare a questi genitori che cercano di spazzare tutte le difficoltà e invece poi si ritrovano col tallone d'Achille. Ed è proprio in virtù di questa frase, di questo ragazzo, che abbiamo chiamato il caso di cui vi vorremmo parlare Achille. Achille, e vi parleremo di Achille insieme, perché in questo caso abbiamo avuto la possibilità di seguirlo in tandem. Quindi da un lato io ho visto Achille allo sportello d'ascolto dei ragazzi e Anna Memmoli ha visto i genitori. Vi do solo uno spot su Achille. Allora, è un ragazzo che è arrivato allo sportello d'ascolto, frequenta il quarto liceo scientifico, ha 17 anni ed è alto, con una corporatura imponente rispetto alla media dei suoi compagni, molto carino. Mi racconta che è sempre stato un figlio modello, diligente, studioso. Per esempio lui non esce mai dal lunedì al venerdì perché si deve studiare, ma ora c'è qualcosa che non va. La professoressa di matematica gli incute terrore, lui non capisce più la matematica, va a ripetizioni e tutto bene, ma davanti
davanti a lei va in tilt. Il giorno prima è addirittura arrivata l'ambulanza a scuola per assisterlo dopo che si è sentito davvero male. Gli mancava l'aria ed è dovuto scappare di botto dalla classe. Comunque in generale non sta bene, non dorme, prende pasticche per l'ansia. E questa è una sua frase, eh? È come se la mattina mi svegliassi con un pugnetto di sabbia in mano, la mia energia, e poi durante la giornata mi scivola tutta via. Quando gli chiedo di descrivermi la famosa professoressa di matematica, mi dice, dopo diverse difficoltà, è piccola, sarà alta circa 1,50 m, e poi è sempre imbronciata, sbuffa, continua a dire che non studiamo, ma non è vero, io studio sempre. E poi arrivano i genitori da Anna Memoli. Arrivo nel liceo per il primo appuntamento della giornata con circa 10 minuti di anticipo. Dal fondo del corridoio vedo che davanti all'aula 208, dove dicevo i genitori, c'è una coppia che passeggia nervosamente. Quando mi accingo ad aprire l'aula, la signora attira la mia attenzione bruscamente. È lei la psicologa, la stavamo aspettando. Percepisco un tono di rimprovero nelle sue parole. Mi fa sentire in ritardo, ma non sono in ritardo. Li saluto e gli dico che li faccio entrare se mi danno qualche minuto. Lei mi segue, che non abbia sentito. Prende una sedia e si siede. Il marito fa altrettanto. Quando gli chiedo per quale motivo si rivolgono allo sportello d'ascolto, la signora è un fiume in piena. È arrabbiata con la scuola, con la preside, con i professori, con me, con la psicologa dello sportello d'ascolto per i ragazzi, con la professoressa di matematica che non sa insegnare e incute paura ai ragazzi. Mi soffermo ad osservarla. È una donna alta, corpulenta, ricorda le discobole, le lanciatrici del disco, quelle che si vedono in televisione alle Olimpiadi. Ha i capelli lunghi raccolti in uno chignon, immagino un bambino minuscolo al suo cospetto e l'immagine non mi consola. È lei che sembra faccia di tutto per incutere paura. Ovviamente non capisce perché stia parlando con me invece che con la dottoressa Cardamoni che ha visto il figlio allo sportello. Gli spiego il perché della distinzione fra gli sportelli, che esiste un diritto alla privacy anche per i minori e anche lo spazio di Achille è protetto da questa regola. Mi fissa in silenzio, con un silenzio carico di contenuti che evidentemente non può esprimere. Vado oltre e gli chiedo come sta Achille secondo loro, come lo vedono. La madre risponde che non capisce tutta quest'ansia del figlio. Loro lo aiutano tanto, in tutto. Lei sta a casa e si occupa solo dei figli, hanno anche una figlia di 10 anni. È molto presente, non gli fa mancare niente. Chiedo anche al padre, che fino a quel momento non era riuscito a inserirsi nel discorso, cosa pensa di Achille. E lui dice, deve crescere, risponde lui. Dopo una fase iniziale finiscono per accusarsi a vicenda. Lei è troppo severa per lui e per lei, lui invece è troppo morbido. E le lascia da fare tutto. Per fortuna il vulcano in piena che mi ha investito all'inizio si è placato, non spento, ma placato. Ma il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. C'è lo spazio per riflettere sui bisogni di Achille e sulla necessità di dargli uno spazio più ampio in cui possa sperimentare i propri limiti e, perché no, magari riuscire anche a superarli. Ma se io mollo, dice la madre, lo possono anche rimandare. È un'eventualità, le dico, ma non una certezza. E poi le dico, se lo dovessero rimandare cosa succede? La madre e il padre evidentemente non tollerano minimamente questa eventualità e sono sicura che faranno di tutto perché questo non succeda, anche cambiarli classe. Lei comunque dice di volersi impegnare a lasciare più libero Achille, a sorvegliarlo con discrezione ma a distanza. Il padre ritornerà da solo altre 2 volte, la signora era molto impegnata, per comunicarmi il cambio di classe di Achille. È lui che ha insistito, mi dice, e che le cose vanno molto meglio. La sensazione è che lui più di lei abbia preso coscienza della sua funzione genitoriale, che almeno provi a rapportarsi ad Achille in una maniera diversa rispetto a quello che faceva nel passato, quando era un bambino. È un po' come vedere quelli insieme, di cui parlavo prima, avvicinarsi alla diade madre e figlio per spezzare l'incantesimo e aiutare Achille a entrare in contatto con se stesso e il mondo reale. Proprio per questo spesso ci fermiamo a riflettere su quest'ansia, no? che sta veramente dilagando tra i ragazzi e prima ancora nelle famiglie. E forse quello che si può fare, che possiamo fare noi adulti, che siamo psicologi, insegnanti oppure genitori stessi, è recuperare il valore positivo e fisiologico dell'ansia, no? Perché l'ansia è uno stato d'allarme, di tensione psicologica funzionale, e questo forse che andrebbe rimandato ai ragazzi. Hanno bisogno, perché
perché questa attivazione generalizzata fa tirare fuori ancora di più le risorse all'individuo. Vedi l'ansia prima di una relazione di questo tipo, no? E sarà quindi fondamentale rimandare ai ragazzi la funzione importante dell'ansia e favorire l'aumento dei livelli di resilienza. Per quello vi dicevo di fermare il termine resilienza, perché sarà importante mandare il messaggio che ce la possono fare, che anche di fronte a situazioni molto drammatiche, a rischio di rottura, c'è sempre la possibilità di poter sopravvivere e trovare strategie adattive. Comunque, per finire, come lavora lo sportello d'ascolto di fronte a queste tre tipologie di genitori che oggi ho un po' racchiuso in queste tre definizioni? Di fronte all'overparenting, ne ha parlato lungamente anche Anna, dove bisogna favorire la separazione delle diverse identità all'interno della famiglia. Quando questo proprio non è possibile, come non è stato possibile fino in fondo neanche con Achille, visto che alla fine non hanno ascoltato i nostri consigli, anche se qualcosa si è mosso, spesso basta muovere quel sassolino che anche li induca a cercare un aiuto fuori dallo sportello. Quindi in questi casi è importante anche favorire un invio per continuare un lavoro dove lì ha solo mosso delle cose e poi si possa completare anche fuori. Inoltre incoraggia e stimola lo spazio di comunicazione autentico di cui parlava sempre Anna prima, e che costituisca un ponte che permetta di far veicolare emozioni e conversazioni vere tra i figli e più autentici tra i figli e genitori. Ed è per questi motivi che è fondamentale la presenza di uno sportello doppio e gestito da due persone diverse, perché ognuno ha bisogno di un suo spazio, no? Proprio per favorire le diverse identità. Di fronte ai genitori di Pollicino, qui è più difficile. In alcune situazioni più complesse abbiamo cercato di attivare il sostegno di altre figure parentali. Ci è capitato di chiamare allo sportello magari uno zio, una zia o anche dei fratelli maggiori in alcuni casi. Oppure si contattano i servizi, si vede se il territorio può offrire qualche risorsa. Mi viene da pensare l'aiuto compiti offerto da una parrocchia in un quartiere molto disagiato di Roma. Ma quando questo non è possibile, per diversi motivi, come diceva la dottoressa Gelli stamattina, quando il ragazzo è maggiorenne, oppure quando c'è veramente una fragilità estrema, sia sociale che sanitaria della famiglia, o sociale o sanitaria della famiglia, l'unico lavoro nostro possibile diventa fortificare le risorse del ragazzo e aiutarlo ad autosostenersi. Quando abbiamo intravisto i genitori orchi o le streghe, i padri orchi o le madri streghe, qui è difficile, non si arriva quasi mai al cospetto di questo tipo di genitori, proprio perché a causa della loro problematicità. E in questi casi è molto importante aiutare il ragazzo affinché faccia venire fuori la sua richiesta d'aiuto, e da lì, attraverso la scuola, si attivano i servizi sociali del territorio. È stato molto impressionante come la scuola, che è in grande difficoltà e lo sappiamo, se ne parla tanto, però in questi casi impressiona il fatto che assurge ad un vero ruolo di funzione genitoriale, cioè lì dove la famiglia è proprio assente o anzi è il contrario, rischia di cannibalizzare i suoi figli, la scuola assurge veramente a funzione genitoriale, prende in carico il bambino e lo accompagna e lo tiene sotto la sua ala per accompagnarlo verso un percorso altro. Questo ve lo dicevo perché spesso lavoriamo anche nel Comenius con i ragazzi stranieri, no? E quando chiediamo a questi ragazzi la differenza maggiore che hanno riscontrato con la scuola italiana, spesso ci dicono questo: rimangono colpiti dal come e perché in Italia entri a scuola e devi rimanere lì, anche se c'è l'ora buca. Per loro è tutto molto più flessibile. Questo a me sembra una cosa positiva, perché veramente c'è l'idea che l'istituzione scuola possa abbracciare e contenere in sé i ragazzi. Comunque, volevo finire solo con questa poesia di Gibran, che forse conoscerete tutti perché è molto è incredibile, ha un secolo questa poesia, ma assolutamente molto attuale, e magari non la leggiamo tutta, ma un pezzo ve lo volevo leggere. Potete sforzarvi di tenere il loro passo,
rivolta ai genitori nei confronti dei figli, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. Grazie.